Questa norma la dedichiamo ai lavoratori della Pernigotti, che sebbene non potranno godere dei vantaggi di questa norma perché non può essere retroattiva, l'hanno ispirata e consentiranno mai più altri casi Pernigotti. Così Luigi Di Maio ha dedicato ai 100 lavoratori della Pernigotti di Novi Ligure il provvedimento sulla tutela dei marchi storici inserito nel decreto crescita. Una novità che però è arrivata troppo tardi. Quando ha sentito della legge Pernigotti, cosa ha pensato? Ho pensato che la salvavamo se avessero fatto in tempo. Tutto quello che aveva promesso non è avvenuto. Sono orgogliosa che qualcun altro si salvi. Col vostro nome? Col nostro nome, però poteva salvare noi. L'epilogo è stato diverso da quello che i lavoratori si aspettavano dopo gli incontri con Di Maio, quando mangiava cioccolatini per dimostrare vicinanza ai lavoratori. E io ho preparato per lui dei bei biscotti, dei bei biscottini, mi ha fatto anche i complimenti. Che biscotti gli ha preparato? Ho preparato dei biscottini di pasta frolla con dentro la marmellata. E alla mese di novembre, entro la fine dell'anno faremo questa legge. L'ha fatta ad aprile però, l'avesse fatta a dicembre, voi a quest'ora? Noi dovevamo ancora firmare la cassa integrazione, quindi noi a quest'ora magari era una situazione diversa. Vorremmo ancora, il nostro bel marchio sarebbe italiano, avremmo la produzione assolutamente italiana e quindi in questo caso i capitali sarebbero stati un valore aggiunto per magari appunto fare una reindustrializzazione che portava a un miglioramento di quelle che erano eventualmente le produzioni. Invece la famiglia turca Toxos, che ha rilevato l'azienda nel 2013, ha aperto la cassa integrazione straordinaria per cessazione dell'attività e ha messo in vendita i rami d'azienda. Il prossimo aggiornamento sulla reindustrializzazione, fanno sapere, sarà al Ministero del Lavoro a fine maggio. Ma l'epilogo della Pernigotti sarà alla fine quello che avevamo purtroppo più temuto, cioè quello dello spezzatino. Non ci sono sicurezze per i lavoratori. Di certo i problemi dei lavoratori della Pernigotti non si concludono con la legge intitolata a loro. Il governo può sostenere chi acquisirà i preparati per gelato anche nei possibili investimenti che io mi auguro avvengano nella nostra città. Quindi non è finita? Non è finita e la battaglia è ancora aperta.